È una città colpita, ferita dal virus, i contagi ad Arezzo sono ancora molto alti. Il sindaco però ha detto ce la possiamo fare a non farci sfuggire completamente di mano la situazione, tracciando sempre di più appunto i contatti dei positivi attraverso i test sierologici. Per questo ha scritto una lettera a tutti i medici. L'idea del comune di tracciare con i test sierologici passa indubbiamente dalla disponibilità dei medici di base. Il comune è disponibile ad investire risorse per comprare i test, ma servono i medici che possano poi refertare i tamponi. A tutti i medici, quindi non mi riferisco soltanto ai medici di famiglia o ai pediatri di libera scelta, mi riferisco a tutti i medici, compresi quelli che sono in pensione. Perché hanno essendo iscritti a un ordine, hanno la capacità anche amministrativa di poter certificare l'esito di un tampone sierologico, peraltro certificabile dallo stesso cittadino, come fanno i malati di diabete che fanno lo stick e lo leggono. Però non cadiamo vittima della burocrazia, occorre una certificazione, ne riconosciamo il valore e chiediamo a tutti i medici di darci disponibilità. Sono 2 ore al giorno per qualche giorno alla settimana, non è un impegno enorme, ma è un impegno che può produrre un grande risultato per questa città. Non siamo ancora, lo dico con grande convinzione, qualcuno lo dice, ma io mi permetto di contraddirlo, la situazione non è sfuggita di mano, è grave, è difficile, ma non è sfuggita, non facciamocela sfuggire, ma dobbiamo metterci tutti qualcosa.